ci eravamo prefissate il quinto posto nel momento in cui non abbiamo superato il primo round, e così è stato. Abbiamo rincontrato l'Estonia, l'avversario della prima partita, e abbiamo cercato di mettere in campo qualche miglioramento e qualche cosa che avevamo, di cui avevamo parlato in tutti questi giorni. Sicuramente rimane la soddisfazione di aver visto un gruppo diventare una squadra e delle ragazze stare bene insieme e cercare di trovare la migliore sintonia possibile in campo, però come già detto qualcosina è mancato per poter superare il turno. C'è da dire sicuramente che Sede e Faroe erano delle squadre forti che in questo momento hanno dimostrato qualcosa in più, però le ragazze sono consapevoli del loro valore ed è stato anche importante sentir dire da loro che cosa si aspettassero e che cosa portano a casa da questa esperienza. È stato un periodo lungo da passare insieme, in cui poi non basta mai il tempo per lavorare, però io penso che sia un trampolino di lancio importante per la loro generazione e spero che poi si aprano le porte per un futuro radioso e che loro continuino il loro cammino insieme nella nazionale giovanile italiana.